Ho visto il film intitolato Ingrid Bergman in Her Own Words e benché concludesse il Festival della Scandinavia, lo segnalo sperando che torni, perché è un documentario basato sul suo archivio, quindi i suoi scritti, i suoi filmati, anche privati, fin da bambina, e racconta la sua vita e il suo lavoro. Naturalmente fra le lingue c'è anche l'italiano, nella sua voce quella anche dei figli o altri parenti. E mi ha fatto piacere vederlo, era una commemorazione di centenario perché lei è nata nel 1915. Altre commemorazioni del centenario, come sapete, hanno a che fare con la guerra, per cui il Morning Hallelujahs viene presentato in due date all'Università del Western Australia, il 6 alle 7 e mezzo ed è gratis a Winthrop Hall. È appunto un concerto per Hiroshima e l'anniversario di Hiroshima, che è il 7, ripresenta questo stesso concerto alla WAAPA, dove giovedì 6 c'è il progetto Giacinto Scelsi, che presenta lavori della seconda parte, credo, della vita del compositore italiano morto nell'88, ma molti pezzi da lui ispirati. Mi sembra senz'altro interessante. Tournée della Grimthorpe Colliery Band dal 6 a Brisbane fino al 16 a Perth in altre 8 sedi. E in tante sedi al cinema, il Festival Retro di film britannici scelti da David Stratton, dal 6 fino al 19, i film sono 19 in 2 settimane, classici di varie epoche, a cominciare dal 1935 fino agli anni 2000. Alida Valli nel Terzo Uomo del 49 sarà un bel ricordo, Camera con viste ambientato a Firenze. Tratto da un film di Disney, ma dal vivo, Disney High School Musical on Stage al Regal, 4 repliche dal 6 all'8. 7 agosto, Comedy Lounge nel sottopiano di His Majesty's, appuntamento mensile. Altro appuntamento mensile, scuole di musica, la UWA alle 2:30, sempre di sabato 8, concorso di canto. Dall'8 agosto al cinema National Theatre Live con Everyman, protagonista Chiwetel Ejiofor, e queste presentazioni del National Theatre includono anche interviste, intervallo, ma scene dietro le scene, veramente molto interessante. C'è anche la Royal Opera sugli schermi dal 7 con il Guglielmo Tell di Rossini, diretto da Damiano Micheletto, scene di Paolo Fantin nella serie Palace. Alla Perth Concert Hall 7-8 Requiem di Fauré con orchestra e coro del WA dirige Simone Young e concludo con la Domenica Gratis a Subiaco, Angel Sounds con arpa e Arco Duo violinisti virtuosi. A tutti buon divertimento.